Bentornati. Beh, allora, siamo alla terza puntata e intanto grazie, insomma, degli apprezzamenti ai fedelissimi che hanno iniziato a seguire questa rubrica e mi fa piacere e faremo oggi il terzo capitolo, Chicago 1916-1920. Lui continuava sempre a disegnare fumetti, invece noi andavamo in cerca di ragazze. E in questo modo ci ha dato una lezione perché i suoi disegni sono ancora vivi, mentre la maggior parte di quelle ragazze non ci sono più. Ray Kroc, inventore della catena McDonald's. La famiglia Disney passò attraverso nuovi cambiamenti nel periodo in cui gli Stati Uniti entravano nella Prima Guerra Mondiale. Uno di questi fu l'ingresso in Marina di Roy, il fratello più vicino a Walt. Un altro fu la vendita dell'esclusiva per la distribuzione del Kansas City Star. Elias decise di tornare a Chicago per investire i guadagni in una fabbrica di gelatine, di cui sarebbe stato anche responsabile per la costruzione. Walt seguì i genitori e si mantenne occupato. Si iscrisse alla McKinley School e cominciò a disegnare vignette per il giornalino della scuola. Finite le lezioni, frequentava il corso di disegno all'Accademia d'Arte di Chicago, per cui il padre aveva accettato di pagare le tasse al solo scopo di farlo rimanere in città con la famiglia. Oltre a lavorare come vigilante notturno alla fabbrica di gelatine, Walt trovò un impiego come postino. Comunque, come il fratello e molti amici che già si erano arruolati nelle forze armate, il suo più grande desiderio era quello di prendere parte alla guerra. A soli 17 anni, nel 1918, per lui questo sogno era irrealizzabile. L'unico modo che trovò per non rimanere del tutto estraneo al momento storico che il suo paese stava vivendo fu quello di mentire sulla sua età e falsificare i documenti, come sempre senza l'appoggio paterno. Fu la madre a firmare l'autorizzazione per permettergli di arruolarsi nella Croce Rossa come autista di ambulanza. Nonostante avesse frequentato la scuola superiore soltanto per un anno, sentiva che era giunto il momento di imparare dalla vita e non soltanto dai libri. Ma la guerra finì prima che Walt potesse uscire dagli Stati Uniti. Nonostante la delusione per non essere andato al fronte, ebbe l'opportunità di viaggiare con la Croce Rossa, dato che molte truppe nordamericane si trovavano ancora in Europa. Pieno di entusiasmo, si imbarcò per la Francia, dove passò quasi un anno guidando ambulanze, camion e, come sempre, facendo quello che più gli piaceva, ovvero disegnare. Disegnò poster per le tende in cui viveva con i compagni, dipinse le insegne della Croce Rossa sui teloni dei camion e trovò persino il modo di guadagnare qualche soldo in più, disegnando onorificenze e medaglie sulle uniformi dei compagni. Fu così che riuscì a racimolare il suo primo capitale. Risparmiando sullo stipendio e sui soldi guadagnati con i disegni, riusciva a mandare mensilmente una certa quantità di soldi negli Stati Uniti, denaro che la madre depositava scrupolosamente in banca. Quando tornò, vide che era riuscito a mettere da parte 600 dollari. In quel periodo il destino volle fare incontrare due grandi geni statunitensi. Nello stesso gruppo di Walt c'era un altro ragazzo di 17 anni che aveva mentito sull'età per andare in Francia. Si chiamava Ray Kroc e più tardi sarebbe diventato l'imperatore degli hamburger grazie alla creazione del McDonald's. Nel suo libro sulla famosa catena, John F. Love racconta che a quel tempo il futuro re del McDonald's pensava che Disney fosse un ragazzo piuttosto strano e diverso dagli altri, mentre la maggior parte dei ragazzi pensava soltanto a uscire con le ragazze, lui passava il suo tempo a disegnare. Nell'autunno del 1919, quando tornò a Chicago, Walt ritrovò la sua passione. Cominciò a cercare lavoro come vignettista, ma il padre aveva altri piani per lui: lavorare nella fabbrica di gelatine. Elias si mostrò irremovibile su questo, non riuscendo ad accettare che uno dei figli fosse un artista. Per lui quella non era una vita degna per un uomo. Vedeva i corsi di arte come un semplice passatempo e non certo come un modo per costruirsi una propria vita. Ma Walt aveva già deciso: non voleva lavorare in fabbrica. Stabilì di andare a Kansas City a cercare lavoro come caricaturista politico in uno dei giornali locali. Con i suoi disegni sotto braccio era sicuro di convincere qualcuno a dargli un lavoro. Confidando nei 600 dollari che aveva risparmiato durante la permanenza in Francia, partì per Kansas City, certo che là avrebbe trovato un promettente futuro come caricaturista. Durante il viaggio la sua mente si popolò di ricordi legati all'adolescenza trascorsa in quella città. Era ansioso di rivedere i fratelli che ancora vivevano là. Anche Roy, il suo compagno di giochi preferito, viveva a Kansas City e lavorava in una banca.
bianca. Si ricordò della mattina in cui Roy lo aveva svegliato per confidargli la decisione di partire e andare a cercare fortuna da solo, e sentì il dolore che aveva provato in quella circostanza. Ora sapeva che era arrivato il suo momento. Qualcuno avrebbe riconosciuto il suo talento e lo avrebbe assunto. Ma la cosa più importante era che Roy era là e che lo avrebbe aiutato senza alcun dubbio. Dopo un po' di ricerche, alla fine Walt fu assunto come apprendista disegnatore in un piccolo studio che faceva parte della Gray Advertising Company, con uno stipendio mensile di $50. Aveva 19 anni. Il suo compito era quello di disegnare attrezzature agricole, cosa che non gli interessava molto, ma gli dava la possibilità di disegnare molti animali. Alla Gray conobbe Ab Iwerks, un ragazzo della sua stessa età, di origine olandese, che era stato assunto poco tempo prima. Era molto timido, ma un ottimo disegnatore. Aiutò Walt a perfezionare il suo tratto e gli insegnò i primi trucchi per creare un effetto più professionale e per lavorare più velocemente. I due ragazzi erano stati presi soltanto per dare una mano con il carico di lavoro di fine anno e infatti, subito dopo le feste, furono licenziati. Walt allora suggerì a Ab di mettere in piedi assieme uno studio indipendente. Nacquero così le prime attività della Iwerks Disney Commercial Artists, con sede negli uffici del ristorante News, che in cambio di servizi artistici lasciava loro lo spazio per due scrivanie. Gli affari cominciarono molto bene. Nonostante non avesse il talento del fratello Roy per l'amministrazione, Walt si scoprì un grande venditore. Trovò molti clienti e, poco dopo, si trasferirono in un ufficio più grande.